amici del canale Emerald, è arrivato finalmente il momento di fare un backstage. Sì, perché normalmente i backstage si fanno quando ci sono dei grandi successi, e in questo caso il successo c'è stato. Siamo arrivati a 1 milione di visualizzazioni, non me lo sarei mai aspettato, e vi facciamo vedere un dietro le quinte di tutto molto interessante Kid Edition. È stato un processo abbastanza lungo, ci abbiamo messo quasi 2 settimane, un po' perché bisognava organizzare i bambini, un po' perché i tempi sono quelli che sono, ma vi faccio vedere alcune immagini, andiamo avanti. Io devo dire così. Ecco, come vedete, essendo che eravamo in solo in 3 attori, abbiamo dovuto anche un po' inventarci appunto gli attori e le location. In questo caso, quando abbiamo dovuto riprodurre Matt e Biz, questi 2 famosissimi youtuber, all'inizio avevamo pensato di chiamare qualche amichetta di Alessandra e Sara, poi era un po' difficile gestire la cosa, quindi abbiamo deciso di ugualmente utilizzare loro come attori. Ecco, loro nel video hanno della computer grafica, quando fanno bocca gigante, testa a fiori, noi abbiamo optato per una ghirlanda appunto e per una bocca aperta. Sono un po' fosfosci. Da lontano sembra che c'è una cuffia. L'offerta che proponi così piena di vantaggi. Piena che è stata simpatica e non sapevamo assolutamente come riprodurre, anche perché non siamo l'industria Light and Magic e non abbiamo i mezzi. E quando nella prima scena di Rovazzi che dice aspetta che ti mostro il cacca e me ne frega, e lui fa la dub, così che io tra l'altro non so nemmeno fare. E nel video regionale c'è un'esplosione dietro un palazzo che esplode, visto appunto che non avevamo i mezzi, abbiamo optato semplicemente di fargli fare la dub dietro uno sfondo urbano di graffiti. Vedo che molti di voi hanno anche apprezzato, anche se tanti mi hanno detto ma non c'è l'esplosione. Questo è quello che hanno gli Emerald. Discoteca. Vai. Quando abbiamo dovuto pensare anche alla scelta del censore, cioè Enrico Papi, all'inizio volevamo chiamare un mio carissimo amico, però era appunto anche lì sempre difficile gestire e farlo venire. Allora niente, quindi praticamente ho preso il vestito del mio matrimonio che ho nell'armadio, l'ho messo, e poi ho preso un cappello da spiaggia, me lo sono messo e ho messo i miei occhiali a vista. Ecco, questa è la nascita di Enrico Papi, il censore. Gli aerei di cartone, sì, questi aerei di cartone, e anche lì eravamo combattuti, anche perché non avevamo i mezzi e non avevamo anche la conoscenza per fare una cosa del genere. E all'inizio volevamo simulare gli aerei all'interno della nostra macchina, non la Smart, che vedremo dopo. Poi dopo, siccome io ho un negozio di articoli sportivi e abbiamo anche una mole di cartoni, degli imballi non indifferenti, abbiamo optato per costruire degli aerei di cartone, semplicemente fare una specie di lunotti. Non è stato semplice, però il risultato c'era, guardate la scena. Sì, dritto, vai! Che ti mostro il cacchio che me ne frega. Una delle scene più difficili probabilmente da ricostruire è stata la prima parte, l'introduzione, quando c'è Fabio De Luigi e Rovazzi che parlano tra di loro e devono interagire, e io ed Alessandro abbiamo dovuto cercare di stare nel labiale, nel parlare, nel cercare appunto di recitare e farlo in modo credibile. Ci sono state delle piccole imperfezioni, però devo dire che il risultato finale è venuto anche abbastanza bene, nonostante io e Alessandro ci limitavamo a ripetere lì sul momento quello che c'era in video. Abbiamo fatto qualche errore, guardate pure. Sto già registrando. 3, 2, 1, guarda lì.
Ma io non difetto. Eccoci, Rovazzi. 3, 2, 1. Rovazzi, Rovazzi. 2, 1.